Sono Novi Tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questa semplicissima ma bellissima maglia che ho deciso di chiamare maglia glitter. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Mistrico Filati Linea Therapy Color. Era da un po' che mi chiedevate di lavorare questo filato e finalmente ce l'ho fatta. Il colore che ho usato io è questo, che è il numero 3. Guardate che meraviglia, io l'ho adorato. Appena l'ho visto, ho detto devo lavorarlo. Anche se in realtà era un altro colore che volevo lavorare, ma quello me l'avete finito e non sono ancora riuscita a riassortirlo perché è terminato anche la Mistrico, che è il codice 6, però va bene, mi piaceva tantissimo anche questo, quindi mi va benissimo così. Dicevo, quindi io ho lavorato questo, che il codice è lo 03, e di questo filato io ho lavorato 300 grammi, ossia 6 gomitoli per una taglia S. Mi raccomando, taglia M ve ne occorrono 7 gomitoli, quindi 350 grammi, taglia L invece 400 grammi, quindi 8 gomitoli. Però se la volete più morbida, quindi anche un po' più lunga, mi raccomando aggiungete ancora un gomitolo. Stessa cosa, siete una taglia S ma volete che la maglia sia un po' più larga, vi occorre comunque un altro gomitolo, perché a me dell'ultimo gomitolo mi è avanzato tipo tanto. Per farci capire, voglio farvi vedere comunque gli altri colori che ci sono a disposizione sul sito. Io adoro anche questo, è infatti un altro progetto, sicuramente lo farò con questo colore. Ma abbiamo anche questo che ha delle sfumature, diciamo al contrario di questo qui, perché questo ci sono più viola e lilla e meno blu, qui invece abbiamo molto più blu. Oppure abbiamo questo che ha le sfumature del nero e del grigio. Questo è l'altro colore invece che potete vedere, ha tutte queste sfumature del verde e del blu. Ma oltre a questi ci sono anche altri due colori sempre presenti sul sito, quindi vi lascio il link in descrizione. Detto ciò, quindi vi ho detto anche il quantitativo. Ah, vi devo dire che io ho lavorato con uncinetto del 4,5. Per quanto riguarda la lavorazione, dà vita a questa sorta di conchiglia, lavorazione a conchiglia che mi piace tantissimo. Sono quattro giri che vanno sempre ripetuti, e si lavorano prima in tondo, poi in giri di andata e ritorno quando si parte agli scalfi, e poi con la manica si fa lo stesso giro, cioè gli stessi giri, gli stessi giri. Un'unica cosa che vi devo dire è che qui, per avere questo scollo così rotondo, ho lavorato l'ultimo giro soltanto su due motivi, sia avanti che dietro, in modo tale da non avere il classico scollo a barca o soltanto un po' facendo la divisione solo avanti, ma facendola anche dietro ho dato vita quindi a questo collo rotondo, quindi una maniera ancora diversa di fare i nostri colli. Non ho rifinito con un bordino né intorno allo scollo né intorno alle maniche o sotto la maglia, perché mi piaceva la lavorazione così come è venuta. Quindi vi ripeto, è veramente semplicissimo, quattro giri che vanno sempre ripetuti. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi dico inoltre che se acquistate il mio filato avrete in omaggio il PDF sempre per poter realizzare questa maglia, e che per almeno 24 ore troverete questo filato in offerta, poi tornerà al prezzo normale. 24-48 ore devo ancora decidere, quindi noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia che vedete qui, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Linea Therapy Color. Il colore che ho usato io è lo 03, solo che adesso mi vedrete dirvi come si realizza il punto con un altro colore, che è questo qui, sempre Therapy Color, che è il colore 04. Questo perché nell'andare a montare il video mi sono accorta che la parte iniziale l'audio non si sente bene, quindi lo sto ripetendo. E siccome ho terminato tutti i gomitoli, quindi iniziarne un altro per poter fare soltanto rivedere la lavorazione mi dispiaceva, ho deciso di utilizzare questo colore perché tanto lo sto utilizzando anche per un'altra creazione che uscirà più là, sempre quindi con il Therapy Color, ma questa colorazione. Quindi iniziamo dicendo che il punto che andremo a realizzare, che è questo qui, ve lo faccio vedere. Si realizza con un multiplo di 11 e io in totale ho montato per la mia maglia 132 catenelle, lavorando con l'uncinetto del 4,5. Quindi ripeto, il multiplo si ottiene su multiplo di 11. Io ho montato 132 catenelle, questo per avere un totale di 12 di questi ventagli. Ora, taglia M. Sicuramente dovete andare a mettere almeno due motivi in più. E un'altra cosa, se avete una mano stretta, io vi consiglio di lavorare direttamente con l'uncinetto il numero 5. In questo caso, taglia M, montate però lo stesso
due motivi in più rispetto a me, quindi alle mie 132 dovete aggiungere altre 22 catenelle, quindi 11 più 11. Taglia L invece vi consiglio di montare almeno 4 motivi in più rispetto a me, in modo tale che quando poi andremo a dividere la parte avanti della maglia da quella dietro avrete due motivi in più sul davanti e sul dietro. Taglia M avrete un motivo in più sul davanti e sul dietro, però questo dipende sempre se usate il mio stesso filato oppure no, quindi mi raccomando il multiplo è di 11. Detto ciò, come vi ho detto, quindi vi faccio vedere come andare a realizzare questo punto, però su un campioncino. Io qui ho montato 44 catenelle. Quindi possiamo andare a realizzare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. 1, 2, 3. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Salto 2, 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Quindi questo che voi lo bisogna fare per tutto il giro. Devo terminare il giro, io vado a realizzare, devo saltare le prime 3 catenelle, quindi mi trovo dove ho fatto le 2 maglie alte. Quindi entro nella stessa catenella di base iniziale e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. E vado a chiudere il giro entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta, facendo scusatemi, è questa, facendo una maglia bassa. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi porto all'interno della maglia dell'archetto creato dalla maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo e vado a fare 2 catenelle, una 2. Prendo il filo, vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il nostro secondo giro. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione. 1, 2. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle di separazione. 1 e 2. Prendo il filo, vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra la prima maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle.
Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Vado nell'archetto di 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi maglia bassa, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle di separazione e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due. E quindi una volta fatto questo per tutto il secondo giro, dobbiamo andare a chiudere il giro. Andiamo a fare sempre una maglia bassa nell'ultimo archetto di 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due. E per chiudere il giro, noi adesso dobbiamo fare le 2 catenelle e fare una maglia bassissima, ma in realtà prendiamo il filo, andiamo nella nostra maglia bassa iniziale e andiamo a fare una maglia alta. Scusate, non sono entrata bene. Ecco. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Terzo giro, entriamo direttamente dove abbiamo fatto il nostra maglia alta e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, archetto successivo andiamo a fare una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a realizzare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. A questo punto si ricomincia da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, archetto successivo, maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo di nuovo 2 maglie alte, una, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2. Quindi devo fare questo per tutto il terzo giro. Vado a terminare il terzo giro facendo una maglia bassissima all'interno della mia maglia bassa iniziale. Andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo direttamente dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, scusate, mi tiro un po' di filo, sopra la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due. E si ricomincia da capo. Vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due.
2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. E si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Scusate. Ok. Ricomincia da capo, maglia bassa dove abbiamo l'archetto di 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due, 2 catenelle, una, due, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due. Terminiamo il nostro giro, quarto ultimo giro, andando dove abbiamo la maglia bassa e facendo una maglia bassissima. Adesso vi faccio vedere soltanto un attimo come ricominciare il primo giro, perché andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo, andiamo a fare un'altra maglia alta. Poi andiamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, archetto successivo, maglia bassa. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare le nostre due maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte, una e due, e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i nostri quattro giri da andare a fare. Io naturalmente vi dirò quante volte l'ho fatto e da adesso in poi vedrete la lavorazione con il filato che stavo utilizzando, e poi andremo a continuare quindi a come fare la nostra maglia. Allora, io ho ripetuto i due giri per un totale di 21 volte, quindi dal basso fino all'alto ho ripetuto i miei due giri per un totale di 21 volte e a questo punto sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei ventagli, vedete qui si creano questa sorta di ventagli e ne ho un totale di 12, quindi ne ho messi 6 dietro e 6 avanti, andando a mettere il marcatore dove ho la maglia bassa di separazione tra l'ultimo ventaglio. Il primo, mi raccomando, se ne avete uno dispari, quello dispari va davanti, cioè nel senso, se ne avete 13, 6 vanno dietro, 7 vanno avanti, perché se è avanti noi abbiamo comunque il nostro seno e quindi la lavorazione tende a tirare maggiormente. A questo punto continuiamo sempre a fare la stessa lavorazione, ma in maniera diversa in quanto andiamo a fare in giri di andata e ritorno e non più di tutto tondo. Quindi iniziamo subito a fare il primo giro. E come potete vedere, io qui dovrei andare a fare direttamente la maglia bassa e invece vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado qui dove ho appunto il mio archetto di 2 catenelle, vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa e vado avanti così, poi andando a fare normalmente il mio primo giro, quindi 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, una catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte. Vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, ricomincio andando nell'archetto successivo a fare la maglia bassa. Quindi continuo così per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro secondo giro. Allora, sto terminando il filo e il giro, vado a fare 2 catenelle, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 2-3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dentro l'archetto di 2 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. Vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa.
prendo il filo e quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il secondo giro. Vado dalla prima maglia alta e realizzo una maglia alta, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta e si ricomincia andando nell'archetto e facendo una maglia bassa. Quindi continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il terzo. Adesso infatti i giri diventeranno 4 in quanto stiamo facendo giri di andata e ritorno e non più giri di tutto tondo. Quindi continuo a lavorare, vi farò vedere come finire il secondo giro e come iniziare poi il terzo. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia bassa, vado nell'archetto di 2 catenelle, faccio una maglia alta, entro nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro. Vado a fare una maglia bassa dove abbiamo la maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, adesso vado a lavorare normalmente il mio giro, quindi maglia bassa nell'archetto successivo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, vado nell'archetto e vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi continuo così per tutto il mio terzo giro, vi farò vedere come terminare il terzo e come iniziare poi il quarto giro. Sto quindi per terminare anche il mio terzo giro, vado a fare nella maglia bassa le mie 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, vado dove ho la terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro. E a questo punto andiamo a realizzare 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 catenelle, entro dentro l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo a lavorare normalmente, quindi il mio giro, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, prendo il filo, vado dove ho le maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio quarto e ultimo giro. Una maglia bassa dove ho l'archetto di 3 catenelle e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella. 2 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi continuo così per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminare e come riniziare poi a fare il nostro primo giro. Sto terminando anche il quarto giro, vado a fare, ho fatto le 2 maglie alte, vado a fare 2 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, vado sopra la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, mi giro con la lavorazione e quindi si ricomincia dal primo giro che vi ricordo si realizzava facendo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo e poi si ricominciava andando nella maglia bassa e facendo 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte.
Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo fare per poter continuare a fare la nostra lavorazione. Vi dirò alla fine quante volte l'ho ripetuto per arrivare all'altezza delle spalle, poi faremo la stessa cosa dietro e poi andremo a fare le maniche. Allora, ho lavorato in totale 12 giri, quindi ho ripetuto i 4 giri per 3 volte, però gli ultimi 2 giri, sia dietro che avanti, sono andata a lavorare soltanto su una parte ancora più piccola. Quindi ho iniziato il penultimo giro con la maglia bassa, ho terminato con la maglia bassa e poi sono andata a fare l'ultimo giro. Ho fatto questo su entrambi i lati, ho lavorato solo su 2 motivi in orizzontale, quindi gli ultimi 2 giri in 2 motivi. Questo per avere lo scollo in questa maniera, un po', diciamo, un rettangolo, quindi in modo tale che appunto non fare sempre lo solito scollo a barca. Quindi ho preferito fare in questa maniera, quindi ripeto, sia avanti che dietro ho lavorato gli ultimi 2 giri e io in totale ne ho fatti 12, quindi ho ripetuto il motivo 3 volte soltanto sui primi 2 motivi. Adesso possiamo andare a fare le maniche, che saranno semplicissime in quanto ritorneremo a fare la lavorazione che abbiamo fatto per la maglia, però in tondo attorno agli scalfi. Allora, quindi andiamo a lavorare in tondo di nuovo la nostra lavorazione e io inizio dove ho la maglia bassa, lavorando sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo. Quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Vado dove ho la maglia alta verticale e qui vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto una maglia verticale orizzontale, vado nell'archetto piccolo qui in questo forellino e faccio una maglia bassa. Prendo il filo, vado qui in quest'altro forellino piccolo e vado di nuovo a fare le mie 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e si continua così. Quindi vado qui nella maglia alta orizzontale e faccio una maglia bassa. Quindi si lavora normalmente il giro, vi farò vedere come terminare e poi naturalmente come ricominciare il secondo. Quindi ritorniamo a fare lo stesso lavoro che facevamo prima. Vi voglio solo far vedere la fine del giro per potervi dire quanti di questi archetti ho, quindi ventaglietti, quindi 1 e 2, in modo tale da dirvi alla fine io quanti ne ho. Allora, sto terminando il giro, ho fatto la maglia bassa, vado dalla terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e quindi poi inizio a fare normalmente il secondo giro, quindi la stessa cosa che abbiamo fatto per la parte iniziale della nostra maglia. Vi dico già che io come ventagli ne ho un totale di 6 e quindi come larghezza manica per me vanno benissimo. Quindi mi raccomando, se dovete farla un po' più larga, un po' più stretta, se di poco cambiate solo l'uncinetto, se dovete aumentare di un bel po' perché volete la manica bella larga, allora in quel caso cercate di stringere un po', magari dove fate l'archetto i 3 catenelli per poter ammetterne una in più. Detto ciò, io adesso continuo a lavorare, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto per arrivare ad ottenere la mia manica. Allora, io ho terminato la mia manica e ho ripetuto i 4 giri per 12 volte, quindi adesso andrò a fare anche l'altra manica e poi deciderò se fare o meno dei bordini intorno agli scalfi, scusatemi, allo scollo o sotto, però per adesso vado a fare l'altra manica. Ho terminato anche l'altra manica, ho deciso di non fare alcun tipo di bordino sullo scollo o qui sotto ai bordi della manica e della maglia, quindi possiamo dire che la mia maglia è terminata.